Folla di baby cestisti a Piazza Salotto a Pescara per il mini basket Day for Life. Evento conclusivo del trofeo del centenario per festeggiare il secolo della Federazione Italiana Pallacanestro. Oltre 200 atleti si sono sfidati in brevi partite sui campi allestiti nel centro della città, con la partecipazione di tanti istruttori, giocatori e allenatori storici della pallacanestro abruzzese, atleti delle prime squadre di Amatori Pescara e Pescara Basket. Sindaco Carlo Masci, tutta Italia festeggia i 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro, in Abruzzo la festa è a Pescara. E io sono molto contento quando il presidente regionale della federazione, l'amico Francesco, mi ha chiesto una piazza. Ho concesso la piazza più importante di Pescara, Piazza Salotto, perché solo qui si poteva festeggiare questa ricorrenza importantissima. 100 anni sono tanti, 100 anni di sport, 100 anni di pallacanestro, soprattutto vedere tutti questi bambini, questi ragazzi che giocano e che si divertono con a fianco i genitori, gli allenatori, i tecnici in questa piazza è meraviglioso. Francesco Di Girolamo, presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, la FIP festeggia i suoi 100 anni con il futuro del basket, i bambini. Beh, abbiamo voluto senz'altro festeggiare all'inizio, primo festeggiamento proprio con loro, perché dopo un anno e mezzo che questi ragazzi purtroppo per le norme Covid non hanno potuto fare attività, perché le norme impedivano appunto la loro partecipazione a qualsiasi iniziativa, a qualsiasi allenamento, siamo riusciti finalmente a combinare questa manifestazione che si svolge in tutta Italia, in tante piazze d'Italia, e in Abruzzo abbiamo scelto Pescara, e la Pescara è Piazza Salotto, è la sede più importante della nostra regione. Hanno risposto da tutto l'Abruzzo? Sì, abbiamo oltre 200 partecipanti che sono qui ovviamente anche con le loro famiglie, che io ringrazio per la loro presenza. La domenica è sempre un giorno di festa e hanno voluto dedicarlo a noi, ma soprattutto ai loro bambini, che appunto riprendono finalmente a giocare e possiamo vedere appunto con quale gioia e con quale trasporto questi ragazzini sono qui finalmente a poter esprimere in piena libertà la loro voglia di giocare a pallacanestro.